ready. Come ogni mercoledì torna l'appuntamento con È Sempre Derby, meno 3 al derby di Milano, sabato 16 settembre Inter e Milan si sfideranno da premio della classe in questa gara che ci dirà insomma come stanno le due squadre, chi ha davvero più chance di poter ambire a qualcosa di importante per quanto riguarda questa stagione. Parleremo ovviamente anche del mercato, perché nonostante sia chiuso si lavora in casa Milan e casa Inter per pianificare i prossimi colpi di mercato. Insomma, tantissimi argomenti con Alfio Musmarra. Ciao Alfio, ben ritrovato. Ciao, oggi ciao, sei ciao, verde lime. So che ti piace tanto questo. Sì, sei in tinta con lo sfondo di Sempre Derby. A breve ci collegheremo con Mauro Suma. Insomma, cresce l'ansia e la tensione in vista del derby di Milano. Parto da te, Alfio. Insomma, come si prepara e come si avvicina l'Inter a questa sfida importantissima, questa sfida che è arrivata presto, ma che ci dirà molto sulle le condizioni delle due squadre. Ma guarda, sono arrivate buone indicazioni dalle nazionali, da Frattesi, anche Sanchez, di cui sembrava che dovesse succedere chissà che cosa, poi alla fine ha giocato. Sì, ha parlato minuti. Anche il CT del Cile, ha detto lui è stato punito dall'inattività, ma farà molto, molto bene, insomma migliorerà. Il problema è capire come ti ritornano, e capire le condizioni, soprattutto anche di Lautaro, insomma, che è vero che ha giocato poco, però comunque è sempre andato in Bolivia, 3500 metri d'altitudine ti possono creare delle scompense, certo, problematiche. Domani, solo domani, avrà il mister tutti a disposizione, si farà un po' il punto della situazione. Io penso che ci sia solo un dubbio. Qual è? Che riguarda la difesa. Il dubbio è tra De Vrij e Acerbi. Per me gioca Acerbi. Acerbi è recuperato, no? Sì, sì. Recuperato lui, recuperato anche Sensi. Per me gioca Acerbi. Sì, Acerbi al posto di De Vrij. Mm-hmm. Però vediamo, insomma. Ancora c'è qualche ora, poi per il resto sarà tutta la formazione. Standard. Come te la senti, Alfio? Io intanto ti faccio vedere formazione dell'Inter per capire se coincide con quanto ho detto, sì, da te. Sì, tutto confermato. Sì, Darmian, Acerbi, Bastoni, Ciara, Barella, Mkhitaryan, Dumfries, Di Marco, Thuram e Lautaro in porta Sommer. Intanto io credo che dovrebbero vietare che cosa? I big match dopo la sosta per le nazionali. Mm. Perché secondo me dovrebbero vietarla come cosa. Poi bisognerà capire chi sarà più e meno stanco, insomma io penso che finisca in pareggio. Un pareggio, ma un pareggio che può andare bene anche a Mauro Suma, che saluto. Ciao Mauro, ben ritrovato. Ciao, ciao, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Un pareggio. Buongiorno Alfio, buongiorno Nata, buongiorno. Buongiorno. Ti sentiamo, ti vediamo, sei in trasferta, però è importante sentire insomma il suo pensiero. Sei d'accordo con Alfio, il quale dice è sbagliato mettere un big match al rientro dalla pausa della nazionale, quindi con tutti i problemi legati al fuso orario, alla distanza, all'impegno? Sì, è vero, ha ragione Alfio, però sta accadendo ormai da molti anni a questa parte. Sta succedendo da molto tempo, è successo già in altri casi e questo è tutto figlio del calendario sbalorditivo cui sono sottoposti i club. La sosta delle nazionali di settembre con due partite francamente a inizio stagione, è vero che c'è tanta energia, siamo a inizio stagione dopo le vacanze, però francamente costringere, perché poi si svilisce il calcio di club. Bolivia-Argentina per Lautaro Martinez, per carità, partita rispettabilissima di qualificazione credo alla Coppa America. Stati Uniti-Oman amichevole, cioè tutto giusto, tutto legittimo, però poi che prodotto offrono in TV le protagoniste del calcio di club? Derby di Milano è un derby importantissimo, forse sicuramente fra i primi cinque derby d'Europa.
a livello stracittadino, eppure siamo costretti a raccattare in fretta e furia i giocatori e mandarli in campo. Poi Alfio mette le mani avanti, lui si sente nettamente favorito, dice che è un pari, così dice, così per... Però lo sento spesso, insomma, cerca... questo risultato, un pareggio, probabilmente... No, ma lui non vuole stravincere dalla vigilia, vuole vincere sul campo e quindi... Ah, ma è chiaro che voglia vincere, però non... secondo me dopo... E io ritengo obiettivo nel suo commento, io penso che dopo quattro risultati in un modo, anche per la legge dei grandi numeri, qualcosa debba cambiare. Perché ricordiamo... Gli ultimi derby, insomma, ma per me questa è anche, non sono stati favorevoli ai nerazzurri, un po' meno sì, ai rossoneri. Noi stiamo parlando, se non sbaglio, della vigilia di un derby di campionato, nello scorso campionato un derby per uno. Quindi adesso vediamo che cosa succede sabato, cari. Senti Mauro, come stanno i nazionali del Milan? Ma stare bene, stanno bene. Ci sono stati molti allarmi veri e presunti in questa sosta, sempre sul Milan. Partiamo dai veri, quelli certi. Abbiamo passato quelli certi, c'è questo problema Kalulu sostanzialmente. Sì. Sostanzialmente abbiamo un problema Kalulu, perché Giroud sta gestendo la sua caviglia ormai da mesi, andrà avanti a gestirla questa settimana e ci sarà. Abbiamo semplicemente da chiarire, da capire il problema muscolare di Kalulu. È chiaro che siamo a mercoledì, pensare a un recupero per sabato alle 18 è un po' improbabile, però vediamo le prossime ore. Quindi l'unico tema è stato Kalulu. Dicevo veri o presunti, Natali, perché abbiamo passato il weekend a leggere doccia gelata, Teo Hernandez, cos'è successo Teo Hernandez? Un po' di allarme c'è stato ieri, quando vedi un nome Teo Hernandez che si ferma e si allena, non si allena per due giorni consecutivi, un po' di paura viene, è lecito, no? Poi no, magari non è nulla di grave. No, non è lecito, Natalia. No. Non è lecito. Perché? È lecito per chi non conosce Teo Hernandez. Chi ha voglia di fare casino durante un weekend di posta per avere qualche click, va bene, allora questo lo capisco. Ma questo è perché per un giocatore abituato a subire ogni tipo di botta come lui e abituato a gestirsi come lui... saltare un paio di allenamenti e gestire una botta non è veramente niente, tant'è che ieri ha giocato. È stato un falso allarme. Quindi normale amministrazione per Teo Hernandez, cioè, subire una seminare botta panico, e... Seminare panico non è una buona pratica, Natalie. Bisogna dire cronisticamente, correttamente, giornalisticamente, è stato un pessimo falso allarme dato ai tifosi del Milan. Quindi nulla di preoccupante per Olivier Giroud, per Teo Hernandez, stesso discorso per Maignan. C'è un punto di domanda su Giroud, però dovrebbe essere lui titolare nella sfida di sabato contro l'Inter. Noi precauzionalmente avevamo messo Jovic qualora appunto Giroud non recuperasse. Questa è la probabile formazione, correggimi Mauro se trovi qualcosa di sbagliato. Maignan, Calabria, Kier, ciao, questo lo possiamo confermare. Teo, io toglierei anche Florenzi a sto punto in giallo. Loftus-Cheek, Krunic, Reinders, Pulisic, Leao, e in mezzo avevamo messo Jovic perché appunto c'era questa problematica legata alla caviglia di Giroud. Possiamo mettere Giroud? Sì, no, diciamo che Giroud è un altro discorso. Io penso tra me e me intimamente che ci sarà, però è chiaro che Giroud è uscito dal campo durante Francia-Irlanda, quindi è giusto porsi il dubbio, ma su Teo Hernandez francamente l'ho trovato gente che aveva bisogno nel weekend di andare un po' a caccia di click, va bene così, non c'è, ecco, non c'è nessuno Mauro scandalo, dice, nessun reato. Con Giroud bisogna andare cauti perché insomma lui ha un problema alla caviglia che si trascina da tempo, secondo te ci sarà o non ci sarà? Ma no, ma io penso che ci sia. Io l'altro giorno guardavo e riguardavo le immagini per cercare di capire quando si è fatto male contro non l'ho visto. Poi ho sentito ex post che si parlava di un problema che su lui si trascinava. Allora, sì. Allora lui è il quinto minuto ha iniziato a toccarsi la caviglia. Poi dopo, ci può stare, se è una recidiva, dopo 20 nel senso è che hai già preso una botta, ci può stare, però fa tutta la differenza del mondo, che se c'è o se non c'è Giroud. Cioè averlo contro ti incute timore, no? Sì, ma è un giocatore che ha sempre fatto bene, cioè per me è uno che ha sempre dato... Fa parte di quella vecchia stirpe di attaccanti o di giocatori che hanno qualcosa più degli altri. Lo ha sempre dimostrato, è sempre stato così, è sempre stato un ottimo, un grande professionista
E la differenza è sostanziale, cioè. Però, ripeto, anche da quello che filtrava dalla nazionale, che diceva, non penso che ci siano grandi dubbi sul fatto che Ieri ha giochi. fatto una seduta personalizzata a Giroud, oggi proverà a caricare leggermente di più. Poi mancano 3 giorni al derby e si spera per la bellezza, insomma, Ma dello lo stesso sport di Giroud subito vederlo in dopo la partita campo. era più convinto di recuperare. Era Cioè, sereno, sì. Inizialmente non Deschamps gli vedo il problema. aveva, insomma, gettato nel panico i rossoneri, poi dopo lui si è presentato anche davanti ad alcune telecamere di alcuni colleghi dicendo: no, sto bene, sì, ho sentito un po' male, ma penso di potercela fare per il derby. E invece per quanto riguarda la difesa, Kier, ciao, con l'assenza di Kalulu, questa difesa perde un po'. Alfio. Guarda, Cioè, è più io. facile penetrare Ma no, io. Cioè, la Kalulu l'ho visto difesa fare anche le rossonera, ultime andare partite. Io. La in cosa che mi porta. preme di più è che dopo la sosta delle nazionali è la condizione fisica, cioè i viaggi transoceanici dei sudamericani. Non è facile riallacciare la spina dopo che sei stato via 2 settimane, sei andato dall'altra parte del mondo a fare un altro tipo di partita, cioè. È anche tutta una questione, non c'entra più niente il discorso del professionismo, non professionismo, è una questione di riallinearsi su quello che è un discorso che tu hai interrotto per 2 settimane. Quindi capire come stai dal punto di vista fisico, i fusi orari, cioè sono cose che a un giocatore scombussolano. E non è una cosa facile, i problemi ce li abbiamo noi, i problemi ce li hanno loro, proprio per questo motivo, secondo me, non ha senso mettere big match subito dopo le soste per le nazionali, Però questo soprattutto non le deve essere un squadre. alibi, Alfio, No, eh? ma non è un discorso di alibi, è un discorso che tu comunque. Oggi, il calcio di oggi è tanto anche immagine, è tanto anche quello che tu porti all'estero, quello che tu fai vedere agli altri. E, insomma, una partita così attesa come quello del derby milanese, dopo una sosta per le nazionali, per forza di cose ti toglie qualcosa. È normale che ti tolga qualcosa, la brillantezza, la condizione fisica. La forza ti toglie, è indubbio che ti anche perché comunque Chi ha più abbiamo le nazionali tra Milan squadre invase e di nazionali Inter? stranieri, quindi è normale che siamo così. Via. Inter o Non so Milan? chi ne ha di più, Mauro, quanti ne ha sinceramente. il Milan di nazionali in giro? In questo Ma a credo che ne avessimo 15, credo che ne avessimo 15. 15, Tu, credo che ne Alfio? avessimo 15, siamo lì. Siamo lì, eh. Siamo lì, insomma, si equivale il numero. Però delle buone risposte sono arrivate da queste nazionali. Mi riferisco all'Inter, perché Frattesi, l'abbiamo visto ieri anche con la nostra nazionale, ha fatto molto bene. Arnautovic, idem con la sua nazionale. Insomma, delle risposte positive, Alfio. Questo soprattutto perché si tratta Sì, ma poi a me che si facciano tratta gol di in acquisti nazionale nuovi. Come? mi fa piacere, ma mi interessa anche relativamente, cioè nel senso. Ma fallo scaldare Frattesi, visto che si dice in casa Inter, o meglio, i tifosi nerazzurri dicono: ma perché non inserire Frattesi per fargli prendere confidenza con i nuovi compagni, con San Siro? Ieri a San Siro, guarda caso, è andato in gol. Io No, non la vedo è da proprio così. considerare Per questo qua. me la squadra che vince tendenzialmente è sempre detto che non si cambia. Adesso, dopo la sosta nazionale, si inizierà a giocare ogni 3 giorni e ci sarà bisogno di tutti. L'importante è avercelo, Frattesi. Le buone risposte le ha avute anche la Milan, perché Chukwueze con la sua nazionale ha fatto bene, Mauro. Sì, infatti, rispetto alla formazione che proponevi prima, Natali, Sì. io così un'idea Chukwueze comunque me la tengo. È chiaro che Pulisic ha fatto molto bene nelle prime 3 partite e in questo periodo di inizio stagione titolare. Però Pulisic è l'ultimo a tornare, quindi andrà un po' verificato. Per cui un'idea Chukwueze, una possibile ipotesi, una possibile sorpresa Chukwueze me la tengo. Quando è che avrà tutti a disposizione Pioli, anche lui da domani, Mauro? Da domani tornano Pulisic e Musa dopo le 2 partite con gli Stati Uniti, quindi da domani tutti a disposizione, rientrato Leao, rientrato Krunic, rientrati questa notte dopo l'amichevole fra Germania e Francia Dortmund, ciao Maignan e Theo, quindi tutti a disposizione domani, ripeto, tranne Tomori che è squalificato. E tranne Kalulu che ha questo problema che andrà verificato ancora
diciamo domani e venerdì. Prima hai citato Musa, Musa che ha parlato e si dice entusiasta, insomma, della sua nuova avventura al Milan, le sue ambizioni dopo la pubblicità. Tra poco rimanete con noi. E dal ritiro dalla nazionale ha parlato Musa, ex Valencia, ora in forza al Milan. Volevo andare al Milan perché è a un altro livello e gioca in Champions League. Penso che il club mi permetterà di giocare ai massimi livelli. Questo era il mio obiettivo. Le ragioni? Il Milan è un club, uno dei club più importanti al mondo, e questo mi ha aiutato a prendere la decisione. Poi gli chiedono come va l'adattamento in Italia. Devo ancora adattarmi al nuovo paese, al club, ma sta andando bene. A volte Pulisic ha bisogno di aiuto con la lingua per ordinare il cibo, fare una chiacchierata con l'allenatore. Sta imparando e sono sicuro che migliorerà. Queste sono le parole di Musa. Ti volevo chiedere, Mauro, so che tu sei uno sportivo, sì, e non guardi questi aspetti. Il fatto che Tonali abbia poche, sì, chance di giocare in Champions League a San Siro col Newcastle per via dell'infortunio, ti fa piacere oppure avresti preferito vederlo comunque in campo? No, Sandro è un caro ragazzo, un pezzo di cuore, continuo a considerarlo e a pensare a lui come un milanista in libera uscita. E quindi, no, a livello quindi di pericolo, no, ovviamente dico, perché avere Tonali, lascia stare il cuore, l'affetto, vedere Tonali avversario in casa tua fa un po' paura, no? Avversario tecnicamente, un avversario certo, perché gioca con la maglia del Newcastle, ma è un professionista che fa quello che è giusto fare, quello che è corretto che lui faccia. No, non lo vivo male, ci fosse stato si sarebbe beccato cori, applausi, a sua volta incitamento. Poi inizia la partita, Natalie, quando c'erano i derby con Franco Baresi, Beppe Baresi da una parte e dall'altra, fratelli che si amavano, fratelli che si stimavano, poi inizia la partita e la partita. Quindi quello è un altro discorso, ma Sandro sono convinto poi che lui già era a San Siro, è stato a Milanello, ieri era a San Siro per, sì, Italia-Ucraina, e sono convinto che sarà San Siro anche se non dovesse giocare per Milan Newcastle, perché lui ancora un po' di Milan vuole berselo e vuole respirarselo. Un pezzettino di cuore è rimasto comunque a San Siro e a Milanello. Alfio? No, ci arrivano dei segnali non proprio entusiastici. Aia. Di Tonali, delle esperienze di Tonali. Il Newcastle era partito bene però. Però insomma, vabbè, non sembra che sia particolarmente contento di quel però, nuovo, sì, ambiente. Sono contento. Ah, quello indubbiamente. Siamo solo all'inizio e potrà solo che migliorare. Io mi ricordo anche al Milan, non era il Tonali di adesso, insomma ha faticato per inserirsi, per entrare nel mood rossonero, e poi infatti molti tifosi adesso lo rimpiangono per il Tonali che abbiamo visto nell'ultimo anno soprattutto. O no, Mauro? Bisogna avere pazienza. Quando quello che dice Alfio ci sta tutto, cioè nessuno è contento, nessuno di tutti i giocatori, anche tutti quelli che sono andati in Arabia Saudita, con tutto rispetto per l'Arabia Saudita e il calcio saudita, nessuno è contento, perché se tu fai una scelta per motivi economici, se tu fai una scelta legata ai soldi, volgarmente detti, non puoi essere contento. Non puoi essere contento, cioè è abbastanza normale. Sono convinto che lo stesso Gigio, al di là di quello che si è detto in tante stagioni, non era contento e non è contento. Però sì, è chiaro che, come dicevi tu, Natalie, poi il conto in banca va bene. Quindi il conto in banca è il conto in banca. L'essere contenti è un altro film, un'altra cosa. E per essere contento Sandro avrebbe dovuto restare a Milano, però poi ha dovuto fare delle scelte economicamente inevitabili per un professionista, perché sono professionisti, quindi questo è, ma non si può essere contenti quando si fa una scelta da professionisti e per motivi economici. Non si può poi essere contenti, secondo me di tutti i grandi trasferimenti che sono avvenuti quest'estate anche verso il calcio saudita, e il Newcastle comunque ha una proprietà saudita, nessuno è contento, non si può
la felicità non ha prezzo, la felicità va su un binario, il conto corrente va su un altro. Unire le due cose ci riescono in pochi. E ne sa qualcosa, prima l'hai citato Gigio Donnarumma, che ieri purtroppo è stato accolto, ma un po' forse ce lo si aspettava, con tantissimi fischi, anche se poi ha fatto bene nella partita della nazionale. Tifosi dell'Italia, basta fischiare Donnarumma, la contestazione a Donnarumma di San Siro è stata una figuraccia in mondo visione. Per fortuna lui non si è fatto abbattere da questa situazione, ha lavorato testa bassa, insomma, e ha difeso bene i pali della nostra nazionale. Però per collegarmi al discorso che facevamo prima con Tonali, anche qui abbiamo visto, insomma, che i soldi non fanno la felicità, e nella sua carriera, prima alla Milan e poi dopo al Paris Saint-Germain, insomma, ci sono molti momenti negativi, Alfio, per Gigio Donnarumma. Ma guarda, io ho visto quello che ha detto Frattesi, ho visto anche quello che ha detto Spalletti, sì. E secondo me entrambi hanno detto delle cose giuste. Cioè, da una parte un compagno di squadra difende il proprio capitano, e dall'altra parte l'allenatore richiama tutti all'ordine e dice: oh, siete dei professionisti strapagati, se vi fischiano, vi beccate i fischi e state zitti. Sì. Perché poi Spalletti è anche così, è duro. Cioè, molto è lecito duro. Fischiare, secondo te? Allora, secondo me è lecito fischiare se tu vedi qualcosa che non va. Nel senso che se tu vedi poco impegno, se tu vedi... Ma qui si fischia che cosa? Si fischia il Donnarumma non nazionale, si fischia il Donnarumma traditore. Beh, ma non, a San Siro non c'erano solo tifosi milanisti ancora feriti da questo addio. Quello che ci diceva ieri Michael Cuomo è che quasi tutti i fischi arrivavano dai settori sotto la curva sud, dove tendenzialmente ci sono i tifosi del Milan, anche se è una partita della nazionale. Però domenica ero in onda e i messaggi su Gigio Donnarumma arrivavano da milanisti, da interisti, da tutti, perché sentivano dei tifosi della nazionale, non avevano apprezzato la prestazione del portiere. Sì, ma le critiche dovute alla partita dell'altro giorno è un conto, i fischi su Gigio che vengono ormai protratti da tempo sono un altro. Cioè, a me sembra che ci sia più una questione dei tifosi del Milan che vedremo se quando la differenza, quando il Paris Saint Germain arriverà a Milano, ragazzi, per giocare la Champions League. Cioè, ragazzi, però certo. Io non discuto allora il fatto che i tifosi del Milan possano avercela con Donnarumma, sì, per l'amor di Dio, legittimo. Ma fischialo quando gioca col Paris Saint-Germain. Mauro? Allora, io vorrei dire due cose chiare. Io non sono d'accordo con quei fischi, non avrei fischiato Donnarumma, nel mio piccolo ho fatto, senza avere la pretesa di poter convincere nessuno, ho fatto i miei appelli perché Gigio non venga fischiato, sì, perché la sua è una vicenda molto particolare e non sono d'accordo con quei fischi. Quindi questo si è messo agli atti con convinzione, non per proforma. Però poi, ragazzi, niente prediche, niente prediche, perché poi alla fine, se il tifoso ha questo sentimento, io avrei voluto vedere Frattesi che dice, perché Frattesi non si è limitato, Alfio, a difendere un compagno di squadra. Frattesi dice: i tifosi del Milan hanno fatto una cosa indegna. Non ha detto i tifosi del Milan. Sì. No, non l'ha detto, però dice: se è una cosa indegna, fischia Donnarumma sono indegni. Questo è il virgolettato, ma non credo abbia. Sono io che declino, okay. Alfio, sono io che sintetizzo. Però, ragazzi, se mutatis mutandis, nella stessa vicenda ci fosse stato Lukaku, ok, Lukaku non è italiano, va bene, ma se Lukaku fosse italiano e fosse arrivato a giocare ieri a San Siro, non sarebbe stato fischiato? Ragazzi, facile fare le prediche agli altri. È facile, però poi ognuno ha le sue cose in casa sua. Io ripeto, Gigio è un ragazzo che vuole molto bene al Milan, che è stato, non poteva essere protagonista della sua vicenda per tanti motivi. Sono mie sensazioni e quando ci sono questi interessi economici giganteschi nel calcio di oggi, questi ragazzi non hanno la capacità di governarli. Quindi io non ho nulla contro Gigio, anzi so quanto bene voglia il Milan e quanto segue il Milan, e per questo non sono d'accordo con i fischi a Gigio. Però poi sentire le prediche, francamente, quando una volta se i tifosi sono allo stadio e hanno questo sentimento, giusto o sbagliato che sia, ragazzi, i tifosi pagano, le prediche andiamo piano, perché ripeto,
Se nella stessa situazione di Donnarumma ci fosse stato Lukaku, si sarebbe preso i suoi fischi anche con la maglia della nazionale, fermo restare quello italiano. Quindi, ragazzi, calma con le prediche, perché le prediche poi fanno dei giri strani e poi ritornano. No, ma io infatti dicevo, per me era assoluta, se gioca con la, quando arriva a giocare con la maglia del Paris Saint-Germain, hai tutto il diritto di fischiare e massacrarlo dal punto di vista, senza insultarlo, dico, i fischi sono assolutamente legittimi. E cioè, però dico, con la nazionale mi sembra che ogni volta, perché poi è sistematica la cosa, ma è passato anche un po' del tempo, dico, dopo un po' superiamola questa cosa, no? Anche perché ne va della nostra nazionale, non delle altre, la nostra, cioè l'Italia. E se dovremmo cercare di proteggere la nostra nazionale, fosse un'altra anche chi se ne frega, ma è la nostra, cioè ci tiriamo un po' la zappa sui piedi, no? Sì, ma io infatti ho detto che non sono d'accordo con quei fischi . E che la nazionale è un bene primario, però ripeto, ragazzi, oggi le nazionali non sono un compartimento stagno, la vita delle nazionali e la vita delle squadre di club è intrecciata. È giusto che vada superato, io sono d'accordo con te, Alfio, però se ci sono dei tifosi che non la superano, non si può fare le prediche, perché i tifosi sono tifosi, il calcio è un'arena in cui entra tutto, e se ci sono dei tifosi che non riescono a superarla questa cosa e che pensano a loro modo che Donnarumma abbia lasciato il Milan a zero dopo aver ricevuto tanto, eccetera, 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 si esprimono fischiando, ragazzi, è un loro diritto sbagliato, ma è un loro diritto, cioè... Sono cose che non è semplice giudicare, e ripeto, è chiaro che la nazionale è la nostra, però ripeto, ci fossero stati altri giocatori che si sono lasciati male con il club, che venissero con la maglia della stessa nazionale, della nazione in cui hanno giocato a livello di club, la scena sarebbe stata la stessa. Quindi io non dico di tanto peggio tanto meglio, ripeto, Gigio, non è giusto fischiarlo, non so in che altra lingua dirlo, però se ci sono dei tifosi che lo fanno, che non hanno superato, come dice Alfio, sì, metterli all'indice, giudicarli e fare la predica e dire che sono indegni, no, francamente no. Insomma, lui dovrebbe infischiarsene. Ma sei per carattere un attimo. Cioè, eh? Ibra era uno di quelli che diceva: più mi fischi e io più mi gaso. Sì. Magari poi ci sono Gigio altri giocatori. Non è il tipo, è uno che patisce molto le critiche. Io. E il tifoso che non è d'accordo con lui, ma ci sta, è anche giovane. Sì. Ibrahimovic aveva un'altra corazza. Ma se stiamo parlando anche di due profili molto diversi. Cioè, per me Donnarumma non è un fenomeno. Se è passato come un fenomeno, ma è un problema, è un portiere che ha dei grossi limiti caratteriali, dei grossi limiti di concentrazione. Tecnicamente, ieri, sul finire di partita, c'è stata una punizione quasi identica rispetto all'altra, dove poi ha preso quel gol, dove è stato messo in croce. Ecco, la postura di Gigio, anche ieri sera, è stata simile. Soltanto che chi ha battuto la punizione ieri ha cercato di batterla sul primo palo, e quella dell'altro giorno l'hanno battuta sul palo del portiere, dove abbiamo preso gol. Ma dico, non può un portiere avere quella postura. Donnarumma, anche quando era al Milan, nell'arco della sua storia, non ti fa mai 90 minuti senza una cappellata, senza un calo di concentrazione. E a me sembra che invece di andare a migliorare questi aspetti tecnici, che avrebbe dovuto migliorare in questi anni, mi sembra, se non sono rimasti uguali, sono peggiorati. E un professionista fa un percorso di crescita nella sua carriera, lui non l'ha fatta. A me sembra che invece di migliorare sia andato regredendo. E infatti adesso non sta andando benissimo anche il rapporto che ha con Luis Enrique. Luis Enrique l'ha ripreso anche pubblicamente durante una gara, e questo di certo non fa bene al giocatore, all'autostima di Gigio Donnarumma. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, a tra poco, sempre con È Sempre Derby. Entravamo in tema portieri, dopo, se Mauro è d'accordo, approfondiremo anche il discorso legato al contratto e al possibile rinnovo
di Mike Maignan, perché insomma il giocatore vuole sedersi a un tavolo insieme ai suoi agenti per prolungare questo contratto, ma ovviamente ha delle richieste. Bisogna vedere se il Milan è disposto ad accettare le richieste economiche di Mike Maignan. Torniamo all'Inter, facciamo un po' un ping pong visto che è sempre derby. Ieri abbiamo visto Frattesi. Frattesi ha dato dei segnali positivi alla nostra nazionale per se stesso, ma soprattutto per Simone Inzaghi. Simone Inzaghi forse adesso è in difficoltà in vista delle No, prossime no, partite, non credo delle proprio. Ah, scelte. sì, dopo il derby, dici tu. Frattesi ha parlato al nostro Michael Cuomo e ha detto per il derby esiste la convivenza in campo con Barella, che è sempre stato un po' il suo mantra. Ti ricordi prima dell'ufficialità del passaggio di Frattesi all'Inter, lui aveva rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove aveva fatto capire tranquillamente, citando appunto la coesistenza con Barella, di volere l'Inter, e poi così è accaduto. Andiamo a sentire Mick Zonna Frattesi intervistato dal nostro Michael Cuomo ieri sera. È una settimana importantissima. Sai che hai messo in difficoltà Inzaghi adesso? Perché doppietta nella settimana del derby, arrivando da Milanello, è un mix di emozioni. Sì, sicuramente è una settimana fondamentale, è iniziata bene e speriamo che finisca ancora meglio. Grazie. Con Barella, tu che avevi detto che si poteva tranquillamente giocare assieme. Sicuramente si può giocare, vanno trovati gli equilibri giusti, però è una cosa che si può fare. Messo in difficoltà Simone Inzaghi dalla prestazione Ma no, di in Frattesi? difficoltà no, intanto questa è una bella risposta a tutti quelli che quest'estate dicevano che Barella e Frattesi insieme non potessero giocare. A me Frattesi è sempre piaciuto tantissimo. Io sempre lo vedevo già a Sassuolo, lo consideravo come un piccolo Barella in erba. A me è un ragazzo che piace molto. Chiaro che se li fai giocare entrambi dal punto di vista tattico devi aggiustare un po' le cose, cioè o spinge uno o spinge l'altro, o si alternano. Perché sennò poi lasci dei buchi a centrocampo. Meglio averli problemi di questo tipo. L'anno scorso avevo Gagliardini e Sì. quindi io sono ben felice di aver portato a casa uno come Frattesi. Dopo la sosta per il nazionale, adesso inizia a giocare ogni 3 giorni. Adesso inizieranno a giocare tutti. Quindi sinceramente problemi d'utilizzo non ne vedo, anche perché l'Inter l'anno scorso arriva in fondo anche alla fine del Champions League facendo ruotare un po' tutti i giocatori. Quindi ormai anche con le 5 sostituzioni, anche perché sarebbero stupidi i giocatori a lamentarsi, nel senso che anche quelli più anziani oggi hanno una carriera più lunga, perché con i 5 cambi hanno la possibilità di rendersi utili e quindi ci sarà bisogno di tutti e vedrai che i minutaggi saranno più o meno uguali. Adesso andiamo a vedere le prossime partite dell'Inter. Ecco, a recuperare, infatti c'è la possibilità un po' per tutti di entrare e dimostrare il proprio valore. Inter Milan del 16 settembre, poi in Champions League Real Sociedad Inter, Empoli Inter, Inter Sassuolo, Salernitana Inter. Un calendario, Alfio, tutto sommato in discesa, possiamo Ma dirlo, rispetto a quello del Milan, poi vediamo anche quello io l'anno scorso del con la Milan. Salernitana ho perso, l'anno scorso col Monza ho fatto 1 punto su 6 a Sì, però disposizione, con queste squadre io ho in perso teoria 12. tu dovresti uscire con i 3 punti Guarda, dallo io l'anno stadio, scorso ho fatto non con un 12, punto io l'anno zero. scorso ho fatto È lì 12 l'anomalia. sconfitte perdendo un sacco di punti con le squadre piccole. Quest'anno devo invertire la tendenza e cercare di fare più punti possibili senza sottovalutare nessuno. L'anno scorso noi abbiamo perso davvero un sacco di punti con le piccole, con critiche, polemiche. Io ricordo dopo la partita con la Salernitana dove ci fa gol l'ex nerazzurro con un cross in mezzo che diventa un tiro, va all'incrocio dei pali. Inzaghi è stato lì Certo. per essere massacrato No, ed no, essere non lì, è cacciato. stato massacrato. No, È si stato diceva per lì da essere, è essere stato lì ad cacciato, essere tant'è che si cacciato. parlava anche di eventuali Sì, sostituti. assolutamente, ma l'Inter infatti è stata anche, ha riflettuto sul suo possibile esonero, ma è una cosa che è stata comune non solo a Inzaghi, ma anche a Pioli e anche ad altri allenatori. Però
Poi sono stati bravi a saperne uscire, però ti dico, non c'è da sottovalutare niente, perché se inizia a sottovalutare la Salernitana, inizia a sottovalutare l'altra, è la volta buona che perdi. Giusto il pensiero di Alfio, Mauro, mentre vediamo anche il calendario, gli impegni del Milan tra Champions e campionato, il derby, l'appuntamento col Newcastle martedì 19, Milan-Verona, Cagliari-Milan, Milan-Lazio, a livello di difficoltà leggermente alto rispetto all'Inter. Mauro? Ne parlo da un po' di tempo di questa cosa, però le prime tre giornate insegnano che la cosa fondamentale è andare in campo ed affrontare le difficoltà, perché Bologna-Milan, Milan-Torino-Roma-Milan era un calendario duro, ma l'abbiamo affrontato e a prova dei fatti ci siamo tolti due trasferte importanti come quella di Bologna e quella di Roma. Quindi affrontiamo tutto. Io volevo tornare velocemente su quello che diceva Alfio prima su Donnarumma, perché se parliamo di campo... non faccio distinguo, è vero che Gigio non è cresciuto, è vero che tecnicamente andava tutelato e preservato. Quando in quella famosa stagione 2020-2021, che è stata quella del ritorno del Milan in Champions League, ed è stata quella di fatto l'ultima giocata da Donnarumma con la maglia del Milan, noi che seguiamo il Milan dicevamo guardate che non è ancora il momento per fargli fare un salto di questo tipo, guardate che per il suo bene è meglio che resti, eccetera eccetera eccetera. Però francamente siamo stati ascoltati poco. D'altronde in quel momento era importante che prevalessero gli interessi economici, e gli interessi economici sono andati a discapito della crescita tecnica, dei dettagli tecnici che aveva ancora da affinare, su cui aveva ancora da maturare Gigio, e i danni si vedono. Da questo punto di vista non c'è dubbio, però la vicenda di campo è una vicenda che terrei separata dalla vicenda economica, la vicenda contrattuale, la vicenda morale del suo trasferimento. Mauro, venendo invece agli impegni del Milan, qual è la sfida, Champions esclusa, che ti preoccupa maggiormente? Prima Alfio diceva non bisogna sottovalutare nessuno, perché noi l'anno scorso abbiamo perso delle partite che sulla carta sembravano semplici, vedi quella con la Salernitana, col Monza, insomma abbiamo avuto sia all'andata che al ritorno parecchie difficoltà. Per il Milan invece? Ma guarda Natalie, noi spesso ricordiamo in questa settimana, che è quella che ci porta Inter-Milan, i quattro derby persi da Milan l'anno scorso, giusto? Però io penso spesso che se noi avessimo evitato di pareggiare due volte con la Cremonese, avessimo evitato di pareggiare con Empoli e Salernitana in casa, saremmo stati largamente secondi e la nostra stagione sarebbe stata valutata in maniera diversa. Per cui quando Alfio dice tutte le partite sono difficili, non dice una banalità, dice una cosa vera, perché se noi avessimo fatto in quelle quattro partite che ho citato, le due con la Cremonese, in casa con l'Empoli, in casa con la Salernitana, se noi avessimo fatto 12 punti invece di 4, i conti in classifica sono presto fatti. Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, intanto stanno arrivando anche altre notizie che riguardano altre squadre, ovviamente qua è sempre derby, ma avremo modo di approfondire anche tutto quello che riguarda il resto della Serie A, perché andremo avanti fino alle 13, poi dopo passeremo su Top Calcio 24, siamo in attesa anche di Fabrizio Biasi, me lo confermi? Alfio? Eccolo, l'hai chiamato ragazzi. Ah, c'ha una faccia, ma Mauro ha una brutta faccia oggi Biasin, non è giornata mi sa. Ciao Biasin, andiamo in pubblicità e facciamo poco, accomodare, però io l'ho visto passare fuori dal nostro acquario, non so, lo scopriremo dopo la pubblicità, tra poco. Si è ricomposta la coppia d'oro, la coppia di È Sempre Derby, con Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio. Ciao. E Mauro Suma. Va. Guarda che bella questa compressione. Perché Ciao. Non c'è Suma? Ma tu pensa al perché sei arrivato arrabbiato, inviperito. Queste sono cose che dici te, non vere. No, perché sei arrivato arrabbiato perché hai preso la pioggia, ecco perché. Non ero arrabbiato. Mauro Suma è in trasferta, glielo possiamo concedere, però... Dov'è Mauro Suma? Alle 11.30 era in diretta. Questo scenario apocalittico dietro Mauro Suma. No, credo sia in... No, al mare, è un no. Cielo nuvoloso. Cielo nuvoloso. Può essere ovunque. L'ennesima vacanza?
Sarà la quindicesima vacanza che fate quest'estate. Magari, magari, magari. Grazie. Allo smart working si può lavorare in tutte le parti del mondo, Fabrizio. Certo. No, tu me lo insegni. No, quando sei no. stato, dove sei stato? Nei safari? Safari. Non sei andato a fare safari, no? Dove sei andato ultimamente? Sono stato in Thailandia. In Thailandia non hai fatto un collegamentino Skype? Ho preso le ferie e sono andato in vacanza. Comunque si parlava, insomma, sai, tre giorni dal derby, cresce l'attesa e la febbre del derby di sabato sera. L'ho chiesto ad Alfio, l'ho chiesto anche a Mauro, come ci si avvicina a questa gara che arriva dopo una pausa per via delle nazionali. Molto noiosa, molto noiosa. Beh no, dai, qualcosina ci ha regalato. Io non sono un grande amico delle pause della nazionale, non della nazionale in sé, per amore del cielo, viva l'Italia. Delle pause lunghe. Le pause, però, piazzata lì, poi dopo tre giornate di campionato, non mi piacciono, non me le farò mai piacere. Vabbè, ma può penalizzare, insomma, le due squadre, ma il fatto che tutti i nazionali entrino a pochi giorni dalla sfida? Questo sicuramente, nel senso che gli allenatori soprattutto non lavoreranno molto poco con i rispettivi gruppi. Devo dire che rispetto poi a quello che si diceva all'inizio, no, c'erano infortunati di qua, infortunati di là, infortunati di là. Alla fine, bene o male, più o meno, recuperano quasi tutti. E quindi, insomma, sarà comunque un derby a ranghi completi, con poco allenamento sulle spalle, quindi sono curioso di vedere poi che tipo anche di completi per l'Inter, per il Milan c'è qualche infezione. Sì, il problema è Calulu, che però non dipende dalla nazionale, no? Non credo. No. Il problema per le nazionali è forse legato a Olivier Giroud, anche se c'è ottimismo nel vederlo in campo sabato. Mauro prima ci diceva che si è fatto troppo terrorismo attorno a Theo Hernandez, perché chi conosce il giocatore, problemi di quel tipo, insomma, lui li affronta tranquillamente, quindi non sarà un problema Theo Hernandez. Sarà tranquillamente titolare, schierato da Pioli. Però al posto di Calulu c'è Kier e Ciao. Come difesa, come la vedi, Fabrizio? Ma allora, stiamo parlando di un difensore, Ciao, che ha fatto vedere anche con la Roma di essere assolutamente sul pezzo. Ottima prestazione. Kier ha non so quante centinaia di presenze in carriera, quindi sicuramente il Milan aveva in mente un'altra coppia, quella con Tomori si è fatto squalificare, Calulu ha il suo problema, gioca Kier, che però da un punto di vista dell'esperienza è un giocatore assolutamente affidabile. Poi è evidente che nel momento in cui ti manca titolare e alternativa del titolare, qualche limite in difesa ce lo puoi avere. Però non, cioè, ripeto, non è che gioca un giocatore non presentabile, tutt'altro, ha giocato l'altro giorno con la sua nazionale, non mi sembra che sia un giocatore fuori dal mondo, anzi. La coppia Thuram-Lautaro ti convince, inizia a convincerti o non hai mai avuto dubbi, Fabrizio? Ma a me non piace tanto ragionare per coppie e basta, così come, non so se poi parleremo di Frattesi, eccetera, eccetera. Sì, l'abbiamo fatto prima con Alfio, ma sicuramente torneremo sul discorso anche con te. Cioè, a me piace parlare di settori, e sul settore offensivo io sono convinto che l'Inter, con i quattro giocatori che ha a disposizione Inzaghi, sia al completo dal punto di vista delle caratteristiche. Cioè, ovviamente Lautaro è il faro dell'attacco, ma gli altri tre, tra Arnautovic, tra l'altro doppietta ieri nella partita contro la Svezia della sua Austria, e Sanchez, che ha giocato ieri 90 minuti, e il terzo e Thuram, sono tre giocatori che secondo me, insomma, completano alla grande il reparto. Quindi puoi partire con due, puoi farne entrare altri due, puoi fare quello che vuoi. Secondo me, se tu ragioni in ottica campionato Champions, quando hai le due partite ravvicinate, tutti e quattro ti tornano utili. Un grande Giuliano! Grande Giuliano, il nostro uomo produzione. Giuliano, quando allora, fa così in diretta, siamo in diretta, è perché un caffè, sei già allora, vuole, cosa vuoi? Matteo, siccome... Non te ne approfittare che il povero Mauro invece... Siccome l'infamaccio è ancora in vacanza, facciamo che io mi prendo anche la sua parte, caffè e due biscotti. Lui sarà in vacanza, ma intanto lavora a disposizione nostra, ecco. Io non sono in vacanza perché sono qui a lavorare. Ecco, diglielo Mauro, diglielo.
Ma dove ti hanno messo? Sono arrivato tre quarti d'ora prima di te. Voglio sapere perché c'è quello sfondo così un guarda, po'. Guarda, pure frizzato il nostro Biasil, l'ha fatto apposta. Uno sfondo che non mi lascia, cioè sono un po' preoccupato per te, tutto a posto lì. Sì, c'è solo un po' di perturbazione. Sì, la pioggia l'ho mandata a te. L'ha presa, è arrivato qua ombroso per via. Ma non è vero, che cosa che dici? Fabrizio, sei passato che avevi una faccia e hai detto mamma mia. Perché avevo il keyway. No. Quando sei passato qua eri già pronto per entrare alla diretta, avevi una brutta faccia, ti è successo qualcosa, è arrabbiato, news. L'hanno fatto arrabbiare, il gatto ti ha rovinato tutto il divano e lo sappiamo. Ah, Frida può fare quello che vuole, sì. È la regina di casa. Fino a un certo punto. Fa quello che vuole, difenderò sempre. Cosa stanno dicendo? Vabbè, comunque hai commissionato il tuo bel cafferino? Sì. Ma sì. Prima del caffè... Cosa stavano dicendo? L'attacco dell'Inter. A te non ti piace fare le coppie, no, ti piace così come ragionare a centrocampo, per settori. Ti dicono, cavolo, guarda la Frattesi, che partita incredibile, come fa adesso a non giocare? Giocano tutti. Guarda, te lo posso dire, ho parlato col mister di recente, il mister è stato molto chiaro. È evidente che nelle prime tre partite ha impostato la formazione per quella che era la squadra dell'anno scorso, perché arriva un'estate dove ne cambiano 8.000, la cosa più normale che puoi fare è ripartire dalle tue certezze dell'anno scorso, più Sommer e Thuram. E probabilmente sarà più o meno questa anche la formazione che vediamo sabato, anche se secondo me ci sono ancora un paio di dubbi da capire. Dopodiché, a partire da settimana prossima, si ricomincia Champions League, campionato, Coppa Italia, Champions League, campionato. E quindi tutti avranno tutto lo spazio del mondo. Quindi io non ho nessun problema da questo punto di vista. Intanto da casa provocano Mauro, ma tu ovviamente saprai difenderti molto molto bene. Mentre gli interisti hanno corso per 180 minuti, i milanisti si sono dati tutti malati. Forse sarà la volta buona che il Milan vincerà il derby. Cosa rispondiamo a questo provocatore, Mauro? Ma non so a che cosa si riferisca. Cioè ieri hanno giocato in Germania-Francia, hanno giocato Theo Hernandez e Maignan, che avevano saltato qualche allenamento qualche giorno prima, quindi non capisco. Magari si riferiscono a Giroud. Beh, Giroud è uscito, ragazzi. Giroud è uscito nel primo tempo, quindi è chiaro che ha fatto un movimento anomalo della caviglia che sta gestendo. È andato in campo con la caviglia un po' così anche contro Roma, Bologna e Torino, eppure i gol li ha fatti, quindi... Però è chiaro che è un po' di tempo che sta gestendo questa caviglia, per cui da questo punto di vista ha avuto male, non è che si è dato malato. Quindi noi a settembre dell'anno scorso un derby l'abbiamo vinto, quindi non è la volta buona. Intanto c'è l'arbitro, è stato ufficializzato l'arbitro. Del derby sarà Sozza, il milanese Sozza, a dirigere la gara di sabato al VAR di Paolo. Insomma, queste sono le scelte. Ci fermiamo brevemente per una piccola pausa, a tra poco, sempre con Fabrizio Biasin, con Mauro Suma. Non abbiamo ancora capito in quale parte d'Italia, forse si spera sia Mauro Suma, magari attento, entro la fine della puntata. Attento, ce lo dirà. Mauro, che con i cambiamenti climatici non si può mai sapere. non scherziamo su queste cose. Piccola pausa, tra poco. Occhio. Un brindisi, Mauro, alla tua villeggiatura. Salute, Mauro. Salute, Mauro, anche il biscottino. Salute, salute. Vedo, Natalie, che anche tu infierisci. Io ne approfitto. Scusa, chiede Fabrizio, chiedo pure saluti. Io. Mauro. Certo. Saluti. Tu avresti fatto la stessa, identica cosa. Facciamo un in bocca al lupo all'arbitro Sozza. Al quale... Milanese Sozza. Sì. Sarà milanista, sarà interista, sarà sicuramente un professionista che dirigerà in maniera esemplare la gara, perché Fabrizio? È importante, la partita è importante, quindi bocca al lupo al direttore di gara. Mauro, lui è sotto. Eccomi. Sotto, che cosa intende? No, ma perché c'è sempre sotto sotto? Perché ti conosco, sotto, ti conosco sotto. Fabrizio, stiamo prima parlando, dal 2007. Perché sei gelatinoso.
perché sei gelatinoso, sei subolo. come lo sfondo del cielo. lo sfondo sì, della tua cara sorella, peraltro. Ecco, lascia quindi stare gli affetti, lascia stare io. Sei anche un po' scattoso. Va bene. Oggi, sei anche un po' scattoso. Sì, Mauro, sozza. Ma è un buon arbitro, è un arbitro giovane, Rocchi sta andando in questa direzione, ha fatto arbitrare la Roma dal Romano Doveri, non mi sorprenderei se anche il derby di Roma venisse arbitrato da un fischietto romano, per cui penso che dal punto di vista dell'autorevolezza, del carisma e della professionalità, Sozza sia in grado di sobbarcarsi l'onere di dirigere una partita così importante come il derby di Milano. Quindi da questo punto di vista non ho remore, non ho dubbi, noi dobbiamo pensare alla nostra partita. Noi negli ultimi derby con l'Inter abbiamo patito soprattutto le loro ripartenze veloci e i loro calci d'angolo, e lì non c'entra tanto chi sono i due difensori centrali, c'entra che da squadra ragioniamo meglio e ci difendiamo meglio dalle loro ripartenze veloci e dai loro calci d'angolo. Ecco, sarà una settimana importante per le due milanesi, perché c'è il derby, poi nel giro di 2-3 giorni si passa subito all'impegno più complicato, quello in Champions League. Newcastle per il Milan, Real Sociedad per l'Inter. Sì, trasferta non facile, nel senso che è vero che il girone dell'Inter quest'anno rispetto a quello dell'anno passato sulla carta è più semplice, anche notevolmente. Però poi devi guardare le partite in sé, insomma l'esordio contro una squadra che ha dimostrato di essere molto sul pezzo in Spagna è insomma da non sottovalutare, così come non vanno sottovalutate tutte le partite di Champions. E quindi prima si ragiona sul derby, partita importantissima, e poi si deve entrare nel loop delle partite importanti una dietro l'altra. Per fortuna devo dire, mi sembra che la rosa costruita quest'anno sia veramente all'altezza del doppio confronto. Quindi, insomma, io sono piuttosto fiducioso. La rosa del Milan, invece, è all'altezza del doppio confronto, Mauro? Il doppio impegno. Sì, perché no? Sì, perché no? Siamo più profondi, certamente, dell'anno scorso. Abbiamo investito molto, ci siamo ripensati molto, ci siamo ridisegnati molto. Quindi è chiaro che il nostro girone di Champions è un po' diverso da quello loro. Noi la prima partita in casa contro la squadra della quarta urna siamo sostanzialmente obbligati a vincerla, perché poi le altre sono abbastanza tremende di partite, per cui diciamo che come impegno è diverso. Noi abbiamo il must dei tre punti contro il Newcastle, perché se non li facciamo poi è chiaro che nel nostro girone tutti possono prendere punti con tutti, però la prima partita in casa contro la squadra della quarta urna, indipendentemente dal fatto che si chiami Newcastle o meno, sei obbligato a vincerla, per cui al di là della rosa il tipo di impegno che è diverso, Natalia. Allora, abbiamo qualche problema con il collegamento di Mauro Suma. No, magari ma secondo me è lui, proviamo è lui che è così proprio a ripristinare il collegamento, perché Mauro, ti vogliamo vedere live scattante. Non come l'abbiamo visto prima, che andava un po' troppo veloce. Quindi cerchiamo di ripristinare il collegamento con Mauro Suma. Venendo a noi, tu mi dicevi la rosa all'altezza degli impegni dell'Inter. Sì, ti chiedo, sì. Sanchez, sì? Questo giocatore che poi ha giocato anche con il Cile, ti dà garanzie come sì, seconda scelta? Assolutamente le sì, varie problematiche legate alle sue condizioni di salute. Guarda, rispetto al problema che ha avuto di recente, no? Nel quale abbiamo parlato, sì, anche un problema sulla carta anche piuttosto serio, certo, no? Si parla di anemia. In realtà l'Inter conosceva, cioè non è una cosa che è venuta fuori quando lui è arrivato in Cile. L'Inter conosceva questa cosa, che era già tendenzialmente superata, perché altrimenti non avrebbe avuto l'idoneità, no? Invece il giocatore l'idoneità l'ha avuta, perché in realtà il problema è superato. Poi ovviamente bisogna monitorarlo, perché è una cosa seria da seguire. Sicuramente il giocatore non è al 100% dal punto di vista fisico. Questa notte ha giocato una partita non eccellente, dove però ha fatto vedere anche due o tre cose interessanti. Ti posso dire che nella testa dell'allenatore Sanchez non è un di più. Non è, e che cos'è? È quel giocatore che ha quelle caratteristiche che in un certo qual modo non ha nessuno degli altri tre. Perché Sanchez, pur essendo datato, sappiamo perfettamente, è andato via in una certa maniera, si è preso la buona uscita,
tutte cose che insomma non è che sono piaciute proprio tanto, no? Però da un punto di vista tecnico, Sanchez ancora adesso è uno di quei giocatori che è in grado di fare alcune cose che altri non sanno fare. Ma dove lo puoi spendere uno come Sanchez? Se in un derby? Sì, se ha 20 minuti... Lo metti? Se a 20 minuti dalla fine ho bisogno di qualcuno che mi salti l'uomo e riesca a fare cose che altri magari non sanno fare, io lo metto. Ti chiedo, sei in difficoltà allora, nel derby, stai perdendo 1-0. Ecco, io, lo metti? Allora, ti dico la cosa, così almeno uno dice, non stai facendo chiacchiere. Io faccio due fantacalci, l'ho preso in entrambi i fantacalcio. Ah, sì? E i miei, sulla fiducia proprio. E le mie due aste del fantacalcio le ho fatte dopo essere uscito col mister a bere caffè. Ah, non aggiungo altro. Conflitto di interesse. Conflitto di interesse. Chi fa il fantacalcio con Biasin lo sappia. Conflitto di interesse. Quindi secondo voi l'avrei preso dopo dopo aver parlato con il mister se non fosse un giocatore che al mister interessa. Non va bene. L'ho preso. Vedi sei gelatinoso, vedi che sei squamato. E l'ho pagato pochissimo perché non lo voleva nessuno. Certo. Certo, l'hai pagato sempre più dei caffè che non paghi mai. Cosa vuoi che ti dica, scusami, l'allenatore, che si sono portati in casa nuovamente un bidone? No. Sanchez è un giocatore che non è che ricapita da piano perché non si sapeva che pesci pigliare. Sanchez, rispetto al fatto che tu avevi pochi soldi da spendere per completare il reparto e caratteristiche da portare in casa... era l'opzione ideale da un certo punto di vista. Dobbiamo ricordarci... Non è stata una ruota di scorta? Ecco, la ruota di scorta l'anno scorso è stato il secondo miglior giocatore della Ligue 1 dietro Mbappé. Eletto secondo giocatore migliore della Ligue 1 dietro Mbappé. Ruota di scorta? No, però non stiamo parlando di un campionato così stupefacente, quello della Ligue 1, a parte il Paris Saint-Germain. Tutto il resto... Guarda, io più che dirti che al netto delle chiacchiere me lo sono preso in due aste, io sono convinto di quello che dico. Quello secondo me quest'anno, secondo interessa me... Interessa solo quello a lui, secondo no, me Mauro? Quest'anno Sanchez... No, quello, cioè adesso deve fare testo il fatto che lui allora, preso al fantasma. Allora, te la dico ancora meglio. Secondo me in questo momento Sanchez al Milan servirebbe molto. Interessa. Uno come Sanchez al Milan servirebbe molto, ha detto Biasin. Confermi anche tu? Uno Mauro, come ti tieni ben stretto Milan. I tuoi. Sanchez è un giocatore che merita rispetto, che qualche volta in carriera anche con la maglia dell'Udinese mi ha fatto male, quindi sto zitto. Ma noi in attacco siamo stra messi a posto. Ah, attenzione, intanto svegliamo gli altarini. Io là dietro vedo stabilimenti balneari. Cara la mia mascherina, piano. Stabilimenti balneari, vedo, balneari. Non è in una città, però come abbiamo detto prima si può lavorare anche al mare, è vietato? Quelli che vivono al mare non lavorano, Fabrizio? Stabilimenti balneari. Adesso solo rosicando, Mauro. Adesso noi qua tra un po' finiamo. E lui cosa si fa? Si fa il suo frittino, e posso ipotizzare che ci fai anche un bel vermentino, ti fai, Sì, sono in testa a te il vermentino. Si può sapere attacco, sì o no dove siamo sei, Mauro? Messi a posto. Mauro, siamo stramessi a posto. Non ce lo dice. Come? Dove sei? Sono dove è necessario essere. Fa il pesce in barile. Ma io l'avevo notato prima perché prima delle prove avevo visto anche una bella casettina tipica. Non lo so, mi ricorda la Sardegna, può essere? No. Non lo so, non ho idea, adesso devo capire, adesso sono concentrato sulla trasmissione. Come architettura mi sembrava la classica casetta sarda. Non è la mia. Ho capito, è importante essere in un bel posto. Su Sanchez ha parlato il CT del Cile, la sua discontinuità e inattività lo hanno punito fisicamente, leggiamo da fcinter1908.it, crescerà, troverà il modo di essere utile, ha fatto molto bene, ha fatto quello che nessuno si aspettava, gli è mancato solo il gol, insomma cerca di caricarlo, però mi sembra un po' una carezzina giusto per stimolarlo questo ragazzo. Ne riparliamo poi prossimamente. Ma ti chiedo, tra Sanchez e Correa? Vabbè, se lo chiedi a 100 tifosi dell'Inter, io credo che 99,9 ti... Meglio un Sanchez a mezzo servizio che un Correa... Ma a mezzo servizio al 100 perché? Perché non sta bene, te l'ha detto anche Ha avuto un problema che... Allora,
io ti dico, no, non so più come provare a farti capire questa cosa. Cioè, nel senso, sono gnucca io. Sanchez, che è chiaramente il quarto del lotto sulla carta, secondo me quest'anno gioca tanto. Secondo me lo vediamo in campo. Secondo me, magari non giocherà tante partite dall'inizio, ma giocherà tante partite. Sai perché ti dico questo? Perché anche con Correa si diceva le partite sono tante, l'Inter gioca in campionato, Coppa Italia, Champions League. Però Correa non è stato... E Correa ci sarà modo di farlo sgambettare nelle varie partite. Allora adesso, siccome non me li ricordo a memoria... Correa, se andiamo a vedere insomma le statistiche rispetto agli altri, ha giocato molto, molto meno. Aspetta. Eppure le partite erano tante, Mauro. Sì, ti dico qual è la mentre differenza Mentre Fabrizio tra... va a cercare i numeri di Correa. Sì, qual è la differenza tra... Ragazzi, Correa non è andata bene, non c'è niente di male a dirlo, non è che lo dico io da avversario, lo dicono i tifosi interisti che spesso lo hanno fischiato. Noi parliamo spesso di De Ketelaere e Correa sono arrivati con tante speranze e con gli stessi investimenti economici, 35 milioni De Ketelaere, 35 milioni Correa, e le cose sono andate ai noi nello stesso modo. Allora, provato? Sì, allora Sanchez... Andiamo a prendere l'anno scorso. Ma Sanchez giocava un altro campionato, è diverso. Io sto tu lo parlando stai trattando come se fosse un ex calciatore. No, beh, per come è stato trattato, come è stato fatto accomodare fuori dall'Inter e poi fatto rientrare dalla finestra, non mi sembra la prima scelta, ma non c'è nulla di strano. Se non sia la prima scelta, sarebbe strano che se fosse la prima scelta con Thuram, che è appena preso, e Lautaro. Prima ti ho fatto un altro discorso. Io ti Correa, sto dicendo che non è lì a fare il di più. Proprio tu l'anno scorso mi hai detto ci sarà modo, insomma l'Inter ha tante partite, ci sarà modo anche per Correa, però ma povero Correa è stato un po' sfortunato. Correa ha giocato tantissimo l'anno scorso, non è che non ha giocato, vai a vedere quante partite ha giocato. Correa nella seconda parte della stagione ha giocato più dei titolari, perché i titolari erano impegnati più in Champions League, è lui che non ha sfruttato le sue occasioni. Ma non è che non ha avuto chance, anzi. Con pochi risultati. Allora, mentre Fabrizio va a cercare insomma tutti i dati relativi a Sanchez, ci fermiamo per la pubblicità? No, va bene, se no perde il filo, dimentica. No, perché bisogna fare corretta informazione. L'anno scorso Correa ha giocato su 44 partite, sì? Quindi vuol dire che benino stava, perché altrimenti non giochi 44 partite. Non ha mai messo in discussione nessuno Correa. 18 gol, quanti giocatori in Serie A hanno fatto 18 gol? Non lo so, credo non più di 7-8. 18 gol e 3 assist. Contando che cosa? Champions League, Ligue 1 e Coupe de France. 2 gol anche in Champions, 14 in Ligue 1, 2 in Coupe de France. Adesso, se questo non è calciatore... Se li fai in Ligue 1, perché devi tirare in ballo quelli della Serie A, Fabrizio? Non capisco. Cioè, sto dicendo che rispetto a una... Sanchez, stai dicendo, non Correa, giusto? Sanchez. Sai, hai detto Correa. Rispetto perché sei partito dicendo Correa, stai facendo un po' di confusione. Rispetto al fatto che qui alla mia sinistra c'è chi mi vuole far passare come un pensionato che è venuto, io ti sto dicendo non dieci anni fa, l'anno scorso, eletto secondo miglior giocatore della Ligue 1 dietro Mbappé, Sanchez, adesso proverà a dare una mano, vediamo. Ma eleggono anche il secondo in Francia, non solo vai il primo. Vai a vedere, caro allora, vado a vedere. Allora il secondo posto, l'importante è arrivarci a testa alta, secondo è stato Sanchez, è arrivato a testa alta. Questa è la dichiarazione non di una conduttrice, ma di una tifosa del Milan. Quale sei? Tu mi punzecchi e io reagisco, scusami. Ti spiego qual è la differenza, meglio arrivare secondi a testa alta o quarti a testa bassa. Ti sto prendendo in giro, io ho sempre detto che l'Inter meritava quella finale. Fabrizio, dai, si scherza. Beh, anche l'uomo ideale per scherzare. Sono quando d'accordo. Scherza lui, Mauro, tutti in silenzio, tutti a fare gli applausi. Quando fanno gli altri, devi fare il giornalista, non devi fare la conduttrice faziosa. Sto dicendo che io mi sono molto divertito anche in finale, soprattutto perché è arrivata dopo una discreta semifinale. Ok, Mauro? E tu, quella semifinale, no, come l'hai seguita? Da qua, studio! E in maniera imparziale! Tifava l'Inter! Ragazzi! Certamente! Io avevo puntato sull'Inter, potevo andare in vacanza con l'Inter, invece no, ero arrabbiatissima perché avevo due...
Io ricordo, Natalie, io ricordo solo, lo ricordo anche a Biasin, col sorriso, che... anche tu ti favi l'Inter, non dimmi che anche tu ti favi l'Inter, perché veramente... No, lui non l'ha guardata quella partita, ha guardato un film. No, se posso parlare, se posso parlare. Devi dirlo a Biasin perché derby, non ci fa parlare. La semifinale derby di Champions League è la seconda volta che si è giocata nella storia. La prima è stata nel 2003. Dopo aver vinto la semifinale derby, noi in finale abbiamo alzato la coppa. Lui, dopo aver vinto la semifinale derby quest'anno, in finale ha alzato la testa. Ma guarda, sempre alzato qualcosa. Stessa cosa, guarda, no? Sarà anche così, però tu fai riferimento a una cosa che è successa 20 anni fa. Io faccio riferimento a una cosa che io faccio riferimento alla coppa. Tu alla testa, vent'anni fa, a me sinceramente di andare così indietro non me ne frega. Io mi so soltanto che nel 2023 mi sono divertito. Sì, ma io nel 2003 mi sono divertito il doppio di te, perché poi ho alzato la coppa. Nel 2003 la testa. Però forse avevo ancora, non è vero, non ce li avevo, ma forse due capelli ce li avevo. Erano forse. Resistiti ancora, sì, erano sì. Lì pronti ad abbandonarti. Ma erano già andati. Già andati. Ci dobbiamo fermare Facciamo un sondaggio. Meglio alzare la coppa o la testa? Ditecelo da casa. Meglio alzare la testa, uscire a testa alta al secondo posto dalla Champions o perdere la semifinale? O alzare no, questo è il sondaggio. O uscire in semifinale dopo 7 minuti. No, dopo 7 minuti. La semifinale non è un sondaggio. La risposta di Gara che c'entra. Nel 2003 il Milan vince. Tanto stanno arrivando un po' di messaggi, fatemene leggere un po' prima di comunicare. Suma, è meglio alzare la Coppa nel 2003 o nel 2010? Visto che l'Inter ha vinto la tripletta nel 2010. No, ma non era quello il sondaggio non era quello. Dopo la sondaggio lo fa, Euro Derby il sondaggio di Milano, lo fai te dal è meglio mare, alzare la, è meglio alzare la Coppa o la testa dopo aver passato la semifinale? Noi nel 2003 abbiamo, ragazzi, qui... Allora, è meglio vincere il mondiale nel 1934 o quello del... Fabrizio, no, è inutile che poi mischiate le carte, si sente. Non si vede, ma si sente. Le due semifinali, Euro Derby, sono state 2003 nel 2003. Mi sembri un filo nervosetto. Facciamo 2003, una bella cosa. Ha vinto la semifinale derby, ha alzato la Champions finale, League. Finale, nel 2023 finale, chi ha vinto la semifinale derby non ha alzato la Champions League. Ragazzi, questo è successo. Sembra un filo nervosetto. Poi se vogliamo mischiare le carte della storia, facciamolo pure. Guarda che mancano ancora 3 giorni, Mauro, stai calmo. Tu lo fai innervosire, lui intendeva un'altra cosa. No, io non sono nervoso, è lui che si innervosisce, perché lui quando inizia a sprizzare veleno, quando inizia a sprizzare veleno, io non ho fatto niente, cerca di far passare per nervosi gli altri. Sono qua, tra l'incudine e il martello. povero il solito due contro bambino, uno. Il solito due contro uno. Fabrizio. Con lei travestito da neutrale, che è pure peggio. Ti ho appena detto che ho tifato e quell'altro, con dietro lo stabilimento balneare. Dimmi te se è corretta e questa cosa. E tu, povero cucciolo, è arrivato qua a subire qua. E in molte trasmissioni io mi trovo invece in 3 contro 1 quando sono in studio, quindi non fare il piangina, è una ruota che non gira, fare Mauro, la contina, non fare non c'è contina. Problema, non c'è problema, non c'è problema. Comunque altri messaggi per scaldare ancora di più gli animi. Ricordiamo a Biasin che ci hanno buttato fuori al terzo tentativo, le due volte precedenti, una volta l'abbiamo alzata e l'altra hanno fatto interrompere la partita lanciando fumogeni sul parziale di 5-0, può essere passato, ma è il passato che fa la storia. 3-0 perché era 2-0 all'andata, 1-0 al ritorno. Ecco, non so, non ho capito niente sinceramente. Lui quando perde dimentica, ricordiamo a Biasin che ci hanno buttato fuori al terzo tentativo. Chi? Mauro, vai tu, spiegaglielo tu. Perché c'è stato un quarto di finale del Champions nel 2005, te lo sei dimenticato? Quello dei fumogeni, quello del petardo contro l'Ida? Ho la memoria di pesce rosso, io mi fermo al massimo entro i 6 mesi, mi ricordo quello che è successo negli ultimi 6 mesi. Se devo andare al 1470... Negli ultimi 6 mesi. Pensate che vivono, è da una vita che vivono per la nostra mitropa di 60 anni fa, però quello che è successo 20 anni fa per loro è vecchio. Cos'è la mitropa? Io non so cosa sia sta mitropa, cos'è? Sì, sì, sì,
sì, è una roba che... È quella che hai scansato tante volte. Cos'è che è? È una competizione del calcio? Prima o poi magari ci arriverai anche tu. Non lo so, non l'ho mai sentita. In Serie B. Ah, è una roba della Serie B, allora non mi riguarda. Non ti riguarda, no, per ora no. Insomma, è una cosa che non riguarda l'Inter. No. Senti, dimmi un po', su Mkhitaryan. Mkhitaryan che vuole il rinnovo, bisogna accontentarlo. A che punto siamo? Te l'ha detto te. Ho letto. No. Non ho rapporti con Mkhitaryan. Mkhitaryan credo che sia... Guarda come è infastidito. Non è che gli ho detto Mkhitaryan ha parlato male dell'Inter, se ne vuole andare. No, detto, vuole il rinnovo. Hai detto vuole il rinnovo, quindi fammi vedere dove dice che vuole il rinnovo. Vorrebbe, ok, vorrebbe il rinnovo. Meglio così. Dove c'è scritta questa mi sta cosa? Scaricando Mkhitaryan, Mauro, Mkhitaryan, perché quando fa così vuol dire che è un giocatore che non rientra nei suoi canoni, Mkhitaryan non è, di bellezza ma di... Mkhitaryan è il miglior giocatore dell'Inter dell'ultimo biennio. Allora perché ti infastidisci se ti faccio questa domanda? Perché non è vero che sta chiedendo il rinnovo. Ma c'è qualcosa di male, scusami? Se mi fai vedere Mkhitaryan due punti, voglio assolutamente non rinnovo. Non c'è il due punti, e allora vuol dire che te lo sei però, inventato. Ma non è, allora tutti i giornali inventano le cose. Fammi vedere, perché un giornale... non è che c'è un giornale che parla di mercato con due punti sempre comunque. Fammi no? vedere un giornale con scritto Mkhitaryan ultimi... vuole il rinnovo. Non c'è. E allora vuol dire che non è vero. Anche Lukaku, scrivevano che Lukaku era infastidito dalla panchina di dalla non titolarità dell'Inter. Ma non c'era la sua dichiarazione pure, guarda caso è successo questo. Cosa c'entra con Mkhitaryan? No, ti sto facendo un esempio. Tu stai dicendo, fino a quando non vedo due punti virgolettato, non bisogna credere, ci stiamo inventando tutti. Mkhitaryan. Tutte le cose. Benissimo. Io ti ho fatto l'esempio di Lukaku. Mkhitaryan tutti sta a dire, non è vero, Lukaku sta bene, ama l'Inter, poi abbiamo visto come è andata a finire. Ama l'Inter fino a un certo punto. Mkhitaryan sta benissimo all'Inter, sta giocando divinamente. È il giocatore che ha giocato di più e va... non d'accordo di più con il suo allenatore. Ma io l'ho messo in discussione questo. Spiegami perché dovrebbe esserci Mkhitaryan vuole a tutti i costi il rinnovo. Dov'è? Tutti a costi l'hai aggiunto tu, Fabrizio. Io ti ho solo chiesto vuole il rinnovo. È possibile proseguire il rapporto? Se tu mi dici vuole il rinnovo, mi devi dire c'è qualcosa che puzza qua, Mauro, perché se lui ha avuto questa reazione, c'è qualcosa che non mi convince. Perché questa reazione sulla difensiva? Ma io non lo so perché invece tu ti comporti in maniera così parziale, la conduttrice che invece dovrebbe essere imparziale. Ma io ti ho fatto una semplice domanda, Mauro! Gli ho chiesto qualcosa di... Beh, ti ho risposto, non è vero, non è vero che mi chiede che ha chiesto il rinnovo. No, non hai risposto così. Non è vero che mi chiede che ha chiesto il rinnovo. Magari mi è sfuggito qualcosa, ho sbagliato a parlare. No, si vede che è infastidito, non vuole affrontare il tema. Noi abbiamo passato la sosta del resto a parlare. Anch'io ho questa sensazione. Sono serenissimo. Tu pensa, incazzato. Ho chiesto alla giornalista Natalie Goiton di farmi vedere, visto che ha detto Mkhitaryan vuole non il rinnovo. Non c'è virgolettato, dove infatti c'è scritto ti ho detto che vuole dove c'era scritto che Lukaku era arrabbiato con Inzaghi per via della panchina di Istanbul. Non c'era scritto da nessuno, non c'era il virgolettato, eppure... alla fine c'era qualcosa di vero. Comunque, quindi ci inventiamo salutarci. Qualunque cosa. Grazie poi a Fabrizio Biasi con questo isterico oggi. Grazie a Mauro Suma dalla sua villeggiatura. In linea a orario continuato. Tra poco su Top.